Al Salone dello Studente anche la Misericordia di Arezzo, per voi ogni occasione è opportuna per insegnare le manovre salvavita, dottore. Creare conoscenza è fondamentale per salvare la vita e per essere di aiuto alle altre persone. La misericordia è questo, dare carità e sostegno ai cittadini, con questi giovani. Con questi giovani che insegnano, in questo caso, ad altri giovani. Le manovre sono quelle della disostruzione, quindi si parla di bambini piccolissimi, ma in realtà può capitare a tutti, anche al ristorante, purtroppo. Non ha età la disostruzione, si pensa sempre al bambino piccolo, ma è possibile combattersi in qualsiasi età in questo brutto evento. Quindi è giusto farsi trovare preparati e almeno riuscire a prendere le prime nozioni, le nozioni più importanti da mettere in pratica in quel momento. Quindi disostruzione nell'infante ma anche nell'adulto e la rianimazione cardiopolmonare, che è sicuramente importantissima. È importante la conoscenza perché ci aiuta a mantenere la lucidità in quei momenti. Brava, in quel momento il 50% lo fa l'ansia, la preoccupazione, l'emotività. Se noi facciamo in modo di farci cogliere preparati, quel 50% sicuramente si ridurrà un 20%, quindi abbiamo un'alta probabilità di essere efficaci e di salvare una vita. Almeno proviamoci, insomma, non ci facciamo cogliere impreparati. Quindi non solo disostruzione, anche le manovre cardiache, poi volendo c'è anche il defibrillatore. Ad Arezzo avete dimostrato che si salvano davvero delle vite. Sì, l'importanza di provare con noi le manovre di salvavita come un massaggio cardiaco e un'applicazione di un defibrillatore in modo precoce, quindi riconoscere la situazione, riuscire a individuare il pericolo, andare ad attaccare un defibrillatore e iniziare subito un massaggio cardiaco corretto può veramente salvare una vita. Noi in questo salone, come potete vedere, come avete visto, abbiamo sia i manichini con il defibrillatore, sia adulti che pediatrici, che rinnoviamo diciamo annualmente con le donazioni che vengono fatte alla Misericordia.